che sono i più deboli all'interno di questo, dello schieramento governativo, sta a mostrare che questa qui è una cosa che si inizia a percepire. E poi purtroppo prevalgono gli istinti più razzisti, più retrivi, che sono quelli della Lega, che vanno combattuti con forza e con intelligenza, perché bisogna riuscire a far passare i principi di civiltà in una maniera seria e onesta, contrapponendosi con forza alle questioni che vengono messe in campo, che sono francamente razziste e totalmente inaccettabili, almeno per chi ha una cultura come la nostra. E quindi questo è un tema di scontro fortissimo con la Lega e anche col governo. Le elezioni regionali vengono in un momento di oggettiva difficoltà della Sardegna. Soltanto adesso stiamo iniziando a vedere i segni di un'uscita dalla crisi che è stata più grave da noi che del resto dell'Italia. Una crisi economica che ha costretto il governo di centrosinistra che ha governato questi 5 anni a inseguire emergenze, a tamponare emergenze e a risolvere situazioni drammatiche che ci sono state lasciate in eredità dal governo di centrosinistra. Oggi ci presentiamo con una coalizione che è una coalizione ampia, che ha con un candidato governatore che è credibile e spendibile. Quindi siamo in una condizione, seppur difficile, ma non impossibile. Schieriamo nelle nostre liste rappresentanze dei territori che sono importanti e significative, e quindi credo che siamo in una condizione di giocarci la partita e di giocarcela fino in fondo. Questo spetta soltanto a noi, la nostra capacità di coinvolgere e di convincere gli indecisi, di fare giustizia di alcune cose che circolano e che sono assolutamente false, come avrò modo di dire tra un po'. Ci presentiamo quindi alle elezioni con una novità. Inizio da qua, che è la doppia preferenza di genere. Doppia preferenza di genere che è una novità assoluta per la nostra regione, che non era scontata, perché ci sono stati tanti tentativi di affossarla anche questa volta, e che si è portata a compimento grazie all'impegno di alcuni consiglieri regionali, tra cui mi ci metto anch'io, ma soprattutto ad una forte spinta dalla società civile, dalle organizzazioni femminili, che hanno fortemente pressato il Consiglio perché si arrivasse a questo. Ovviamente la doppia preferenza di genere è un piccolissimo passo verso quelle che sono l'uguaglianza e la parità, di genere, però ha dimostrato a livello di enti locali di portare una rappresentanza che stava sotto il 10% e oggi al Consiglio regionale sotto il 10% al 30-40%, che è sicuramente un passo avanti, se così sarà, per una cultura diversa e una rappresentanza davvero più significativa del genere femminile in consiglio regionale. Dobbiamo essere in grado di offrire in questa campagna elettorale un progetto che sia un progetto credibile e spendibile, che sappia dare un'idea di futuro alle generazioni, soprattutto ai più giovani, un progetto che sia fortemente autonomista, con un governo che abbia la schiena dritta per trattare a livello nazionale e con gli organismi della Comunità Europea. Guardate, la nostra autonomia non è scontata. Oggi si sta assistendo ad un processo di concessione di spazi di autonomia che, per carità, sono legittimi e sacrosanti all'interno della riforma del titolo V della Costituzione, delle regioni a statuto ordinario, sempre che queste non abbiano dietro un'idea di mantenere le proprie risorse fiscali sul proprio territorio. Questo sarebbe un disastro, perché salterebbero tutti quei principi di sussidiarietà che rendono oggi possibile un cammino vicino a quello del nord, del sud, e noi rischiamo di rimanere schiacciati da questo tipo di operazioni con un'autonomia che è ferma ad uno statuto che va rivisitato, che va aggiornato, perché è fermo a qualche anno fa. Insomma, grazie a Dio la situazione in Sardegna si è fortemente evoluta dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, e ci sono tutta quanta una serie di esigenze che vanno rappresentate. Per questo è necessario avere chiara l'idea di un'autonomia forte della nostra regione, che va rivendicata nei confronti del governo nazionale e anche degli organismi europei. Per la realizzazione di questo progetto io credo che servano delle figure che mostrino una capacità importante, che deve essere quella dell'ascolto.
Guardate, lo dico senza mezzi termini. Io credo e spero che il periodo dei tecnici sia finito. Sia finito una volta per tutte. È stato un periodo dove l'antipolitica ha portato a fare scelte che escludevano la politica dai ruoli di direzione, e questo è stato assolutamente negativo, perché chi non ha la capacità di sentire, di fare la mediazione, di trovare gli equilibri giusti per trovare, portare a compimento quelle che sono istanze dei territori verso una forma compiuta e condivisa di provvedimenti legislativi, fa soltanto dei danni e dei disastri. Purtroppo, in parte, questi ciao Maria Pa, e in parte questi disastri sono stati gestiti anche dal nostro governo regionale, e dobbiamo esserne pienamente coscienti. E con la modestia dobbiamo dire che su alcune cose dobbiamo poter ritornare indietro, fare le verifiche e aggiustare in meglio i provvedimenti che hanno questi limiti. Io sono assolutamente d'accordo con quello che dice Zedda. Noi abbiamo innanzitutto necessità di fare una riforma dell'organizzazione della regione. La regione Sarda è ferma all'organizzazione della legge 1 del 77, sono passati più di 40 anni ed è un'organizzazione che non tiene conto di come si è evoluta la società, dei cambiamenti che ci sono stati, e quindi in questa situazione è assolutamente necessario riorganizzare a partire dagli assessorati, dalla tipologia stessa degli assessorati, la organizzazione della regione. Regione che deve spogliarsi di gran parte delle proprie funzioni gestionali a favore degli enti locali. Lo dico con convinzione, era uno mio slogan quando ho fatto la campagna per le primarie, e ne sono assolutamente convinto, perché credo che più è vicino l'esercizio delle politiche ai cittadini, e più efficaci, più efficienti e meglio sono recepite queste. Quindi da questo punto di vista credo che sia una scommessa quella di far perdere funzioni gestionali alla regione, che si deve occupare di fare le regole e le leggi e non di gestire il potere. E di non